Benissimo, chi sarà? Saremo in diretta questa mattina con appunto ospite Massimo Perla. Saremo in diretta questa sera, solito 19:30, con il dottor Torresan, dove parleremo dei cani ai tempi della prima guerra mondiale. Un appuntamento interessantissimo perché parleremo appunto del ruolo che i cani hanno avuto nella storia e visto che ci hanno accompagnato anche in guerra e nei libri di solito non se ne parla, porteremo avanti anche questo argomento. Questa mattina avremo appunto come ospite Massimo Perla, che sicuramente i cinofili della mia generazione conoscono molto bene, i cinofili della generazione nuova conosceranno soltanto come addestratore e educatore di cani per il cinema, ma quello di cui vorremmo parlare oggi è del Massimo Perla cinofilo. Rocco, lancia pure il nostro ospite. Vai dalla regia. Dicevamo che adesso la regia lancerà il nostro ospite. E nel frattempo che aspettiamo, ecco, buongiorno, buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti, buona mattina, anzi. Esatto. Allora, stavo raccontando che sicuramente i cinofili della mia generazione conoscono anche il tuo passato da appunto da addestratore ed educatore cinofilo. I nuovi educatori ti conoscono soltanto per quello che riguarda il cinema. Proprio per questo oggi volevamo concentrarti, volevamo parlare con te appunto del Massimo Perla, educatore cinofilo. Perché quando io ti dicevo ieri che hai 30 anni di esperienza, tu giustamente mi hai corretto perché i tuoi anni di esperienza come nella Magari cinofilia quanti sono? sono 45. Sono 45, quindi contando. Ahimè, ahimè, da lontano 75-76 quando ho cominciato questa professione, ma un po' per passione e un po' con l'occasione di rubare i cani ai vicini, ai parenti per studiarmi un po', perché oggi è molto facile avere un cane in casa ed è molto più, diciamo, massificata la cosa. Una volta era molto complicata, c'erano altre priorità, diciamo, che al cane a casa. Quindi ci siamo inventati una specie di dog sitteraggio per Roma con dei pulmini, e così avevamo il materiale per studiare i cani, per fare appunto, per crescere noi. E in più avevamo quel sostentamento da giovani ventenni per fare quello che ci piaceva. Vi siete inventati letteralmente un mestiere perché il dog sitteraggio nel 75 era una cosa un po' Credo che particolare, siamo no? stati i primi in Europa, poi in maniera scientifica, perché alla fine avevamo nel 78 credo che avevamo quattro pulmini e giravamo per Roma nei quartieri ricchi a raccogliere questi cani, metterli in pulmino, portarli a Villa Borghese, lasciarli sciolti. E poi avevamo un accrocco per diciamo legarli e poter fare le lezioni uno per volta. Insomma, è una cosa divertente. Adesso non si farebbe più, chiaramente, ma parliamo di 25-45 anni fa, quindi. Un bel po', perché la cosa interessante che magari non tutti sanno, se per esempio andiamo a prendere delle biografie delle vecchie razze, notiamo tutti che effettivamente gli allevamenti, i proprietari di cani sono persone facoltose, perché diciamo negli anni 70, appunto come dicevi tu, il cane non era alla portata di tutti, quindi una famiglia normale non poteva permettersi di mantenere anche il cane che aveva un costo. Quindi effettivamente a chi come te piaceva il cane si è dovuto inventare una soluzione per potersi relazionare, per poterne avere a disposizione, no? Beh, sai, poi a Roma da bambino sei appassionata agli animali, però non è che c'hai tante possibilità. Cani, gatti, al massimo topi, quindi non è che puoi studiare tanto il comportamento degli animali. E il cane era quello che diciamo, mi ci riconoscevo di più, quello con cui riuscivo più facilmente a relazionarmi. E quando hai avuto poi, quando finalmente sei riuscito a prendere il primo cane? Il primo cane l'ho preso nel 77, quando mio padre fu operato per un'appendicite in peritonite. All'epoca negli ospedali non è che c'era il day hospital, si stava parecchio, e mio padre rimase 6 mesi e mi ricordo che gli portai il cane a far vedere sotto le finestre dell'ospedale e lui mugugnò un pochettino, ma niente. Poi quando tornò a casa dopo l'ospedale resistette 3 giorni e poi mi disse: guarda, ho te o il cane.
e quindi a 19 anni, 20 anni, me ne, no, facevo 21 anni, me ne andai di casa e mi ricordo ancora che guadagnavo 200.000 lire al mese e trovai una mansarda di un cliente che, a cui portavo il cane, appunto lo prendevo, lo educavo, che me l'affittò 220.000 lire al mese, per cui era fuori come budget. Beh, però pensando che adesso c'è facilità, voglio prendere un cane, me lo prendo, tutti i cinofili non ne hanno più uno, ne hanno 3, 4, 5, ormai ce n'è una collezione, pensare come sono cambiati. È troppo a volte, perché poi c'è un meccanismo che non, a volte non, dal sentore non mi piace, ah, questo cane non va bene, ne prendo un altro, insomma, uno deve dedicarsi e ottenere il massimo dal cane che gli è capitato tra le mani, o che si è scelto, o che ha aspettato e così via, e con quel cane deve riuscire a ottenere il massimo da quel cane, e quello allora lì finisce il compito dell'istruttore, che da ogni individuo, ogni cane, ogni soggetto deve tirare fuori il massimo da quel soggetto, poi che il soggetto sia l'ultimo o il primo in una classifica, questo secondo me ha una importanza secondaria. Assolutamente, anche perché chi vuole imparare proprio tirando fuori il massimo da quel cane riesce a imparare, perché essere forti col cane forte, tra virgolette, possono essere bravi tutti, però tirar fuori il cane un po' più particolare, un po' più timido, che è lì che si vede la bravura. Perché molte volte ci sono cani forti in tutte le discipline, non parlo, però magari non sono, se c'hai la mano, il manico che è il 30%, un cane potenziale che ti può dare. Secondo me la divisione va fatta: il 50% è la potenzialità del cane, il 50% è la potenzialità del conduttore. Se queste due entità si fondono insieme, riescono a ottenere il 50% di ognuno dei due, e quindi è il 100%. Ma se c'hai un conduttore con un 30%, il cane lo tiri fuori al 30%, l'altro 20% lo butti o comunque non lo usi. Esatto, 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 assolutamente sono d'accordissimo. Ma a proposito di sport, stavamo parlando di sport cinofili, quanti ne hai praticati tu di sport cinofili? Ma io nasco con l'utilità e difesa, per 17 anni ho fatto utilità e difesa anche a buoni livelli, campionati italiani, a quell'epoca si chiamavano SCH, sì. Non si chiamavano come adesso, e quindi feci con parecchi cani, c'era una squadra agonistica, i vari campionati. L'AIAD era la mia associazione, perché avevo un Doberman che si chiamava Indiana Caio, per cui sono arrivato al terzo brevetto, ho fatto i vari campionati e così via, insomma. Era un mondo che già da allora aveva alcune lacune. Sia nel giudizio da parte dei giudici, e qui mi attirerò molte inimicizie, però c'era troppo, c'è troppo l'ingerenza del giudice nei giudizi. Ti faccio un esempio: l'agility era uno sport, cioè è uno sport in cui cade la stecca e non c'è niente da fare, quella è una penalità. L'arbitrio del giudice è relativo, è molto più limitato rispetto a una gara d'utilità, e certe volte diciamo che i giudici non mi piacevano, c'è anche molto da dire dalla parte del FIFA, insomma le variabili potevano essere tante, e quindi quando scoprì nell'88 in una gara in Svizzera la possibilità dell'agility, sgranai gli occhi e dissi: questo è lo sport del futuro, questo coinvolge tutto e tutti, chiunque, è uno sport democratico, possono fare tutte le razze, i meticci soprattutto, e tutte le altezze, per cui era per noi un aprirsi di un mondo. E da quel momento, poi nell'89 presi, nell'88 andai al Kraft, scelsi il Border Collie da una cucciolata che doveva nascere, che era il primo incrocio tra all'epoca tra bellezza e lavoro, quindi avevo un soggetto bello da un punto di vista morfologico e capace da un punto di vista caratteriale, perché appunto era ancora a linea di sangue pecorale, diciamo così, e ottenni Stonic, e poi da quel giorno, da quel bel momento, questa è una gara, credo che sia un Game Fair, non so dirti che anno, ma deve essere
91, 92, 93, un anno fra di... un attimo torniamo su Shonik perché è un discorso interessante. Qui possiamo vedere, a parte l'abbigliamento non tecnico come si usa adesso, quindi ci si vestiva un po' più normali, gli ostacoli con un'altezza spropositata, perché all'epoca quanto era l'altezza? Sì. Ma questa è una cosa che molti degli istruttori, diciamo così, dell'ultima generazione non lo spiegano facilmente. Noi avevamo un modo di condurre, al di là del fatto che sì, era un'agility primitiva, però poi i campioni del mondo trovavamo quelli, non è che trovavamo altra gente, quello era il livello. E credo che noi eravamo anche bravi, perché siamo arrivati nel 96, mi sembra, secondi a squadre con qualche risultato buono individuale. Ti ripeto, la nostra conduzione era finalizzata a non far cadere le stecche, perché avevamo un'altezza a 75 centimetri. Ragazzi, non so se avete idea di quanti sono 75 centimetri. Si è fatta una guerra per abbassare da 65 a 60, immaginate cos'era 75. Quindi una conduzione, specialmente col border, fatta da dietro, lasciare il tempo a lui di decidere come affrontare la battuta sull'ostacolo, e questo ci permetteva magari di arrivare e fare un percorso netto, però era molto complicato, la stecca era, non adesso, adesso non c'è tutto questo pericolo, ma all'epoca sì. Anche se poi le velocità sono cambiate, sono arrivati gli out in maniera, insomma, se ne è fatta la strada. Sì, c'è stato un universo. Tornando sul discorso del border collie, quindi una cosa importantissima da dire a tutti quelli che oggi hanno un border collie in Italia: il primo border collie a mettere piede sulla penisola è stato il tuo, quindi. Sì, insieme a una mia amica inglese che ne aveva due, che ci lavorava, Donatella Muret mi sembra che si chiamava, e aveva un paio di border collie sull'Appia, ma che insomma non teneva lì, ci lavorava un po' con le oche nel suo, nell'agility sia stato il primo cane, non solo il primo cane in Italia come border collie, ma è stato il primo cane al campionato, all'epoca era europeo credo, a Saint Bulbaso in Francia. L'unico border collie che partecipò era Shonik. Nel mondiale successivo credo che ci fu Moen, si chiamava Moen, non mi ricordo, due gemelli svizzeri, uno dei due, uno è veterinario in Olanda, uno è giudice in Svizzera di agility, e fu il secondo ad avere un border collie. Quindi hai avuto l'onore di portare il primo border collie al mondiale, laddove adesso al 90% sono... L'onore, l'onere e le conseguenze successive. Anche perché da lì poi penso che tutti quelli a cui piaceva l'agility, vedendo le prestazioni di un border collie, hanno sgranato gli occhi e da lì hanno cominciato poi ad arrivare, no? Ma guarda, io credo che comunque, a parte me, bisogna dire la verità, il cane prima o poi sarebbe arrivato, perché sì. Chiunque trova un border collie è come se sale su una Ferrari in un circuito, beh c'ho tutto. E quindi se non fossi stato io, sarebbe stato qualsiasi altro istruttore con un po' più di acume e lungimiranza, tant'è che io fui spinto nel scegliere il border collie, oltre alle sue capacità caratteriali e performanti, era quello che in Italia non si conosceva, e facendo io un lavoro anche sul cinema potrei essere il classico bastardino. Se tu pensavi a un bastardino all'epoca, pensavi a un cane bianco e nero o a una specie di labrador. Questi erano i cani che rappresentavano nell'immaginario collettivo la figura del meticcio, e quindi io poi l'ho utilizzato tante volte, cominciato a utilizzare il maresciallo Rocca, Turbo, la campagna Infostrada, la famosissima, ecco, cane di porta molto indietro. Poi tutti bene o male, penso che nei pedigree dei border collie italiani prima o poi dietro da qualche parte ci sia Shonik. Io, la mia prima border collie era nipote di Shonik, di fatti, quindi tutti bene o male nel pedigree. Svelo un arcano: io per i primi 5-6 anni non ho dato il sangue di Shonik. Il sangue di Shonik è stato dato da, ma non per altro, perché non avevo neanche il tempo. Shonik credo che l'ha fatto 15 monte, 20 monte, non so, non tanto di più, però sicuramente tutti i suoi figli hanno fatto un casino di cucciolate, e quindi si è inondati d'aria di parenti di Shonik.
giustamente, perché era un ottimo cane sia dal punto di vista morfologico sia dal punto di vista caratteriale. È bellissimo. Senti, ma Andrea Mista, in riferimento alla foto di prima, ti dice: ciao Massimo, me lo ricordo quel Game Fair con Obelix. Quindi abbiamo una Andrea Mista, te lo dico. Oh, Andrea Mista, come no, Obelix, c'aveva un... erano due bobtail, mi ricordo perfettamente, che facevano agility ed erano molto simpatici, perché vedere questi cani che facevano lo slalom con tutto il suo pelo, che andava quando sì. C'era una manifestazione, una gara, c'era il boato proprio, la gente vedere un bobtail che faceva agility, e a quell'epoca se ne vedevano tante di razze. Ora chiaramente tra Malinois, Border Collie o cani particolari, insomma, più performanti, le razze si sono un po' ristrette, mentre il bello di quella agility lì è che era un po' più equilibrata, nel senso che tutte le razze partecipavano. Certo, chi c'era il Border Collie era un po' più avvantaggiato, però non tanto, perché poi molti dicono: ah, il Border Collie è facile portarlo, Border Collie è difficile da portare, perché è talmente veloce nelle sue scelte che tu devi essere sul pezzo, se no stai in ritardo, hai perso lo stesso, e non è facile. Assolutamente, difatti hai risposto in parte alla domanda che faceva un'ascoltatrice. Lorena ci chiedeva: prima dei border, che cani facevano agility? Tutti, dai pastori tedeschi ai boxer, Rottweiler, bobtail. Ricordatevi che l'agility parte con il mini e il standard, quindi due categorie, quindi c'erano soltanto due tipologie di cani, poi sono state messe a tre. Poi adesso ormai con l'avvento di altri campionati del mondo, di altre ormai le altezze, addirittura in Svezia ce n'hanno 5-4, proprio per far partecipare e dividere ancora di più le categorie, per equilibrare le performance. Proprio perché, come dicevi tu, quando hai visto la agility per la prima volta, quello sarebbe stato uno sport democratico aperto a tutti, e effettivamente così è stato. Rispetto ai cani che magari, rispetto agli sport che c'erano prima, c'era l'utilità, non possono partecipare tutti i cani, in agility, dal grande al piccolo, per fortuna è aperto a tutti. Qua si è bloccato lo schermo. Sì. Rocco, c'è stato un piccolo blocco, credo, perché vedo Massimo immobile. Adesso fra poco rilanceremo, probabilmente c'è stato un piccolo intasamento. Se nel frattempo avete... guarda, Laura, ho letto la tua domanda, però sì, è un po' personale. Se vuoi poi gliela facciamo a parte, non consigliamo, magari non facciamo pubblicità in diretta agli allevamenti cinofili. Però avete visto che bello parlare con una persona che è sul campo, pensate, dal 75, io sono dal 77, quindi pensare di parlare con una persona che ha esperienza, io ne ho 43 quest'anno, quindi 45 anni di esperienza alle spalle, è interessante. Vedete proprio anche come sono cambiate le cose all'interno della cinofilia. Quando prima c'erano soltanto pochi sport, tra cui l'utilità e difesa, adesso siamo arrivati a un ventaglio di sport pazzesco. Quindi in non molti anni veramente c'è stata un'evoluzione incredibile, a partire dal fatto che adesso il cane è alla portata di tutti. Pensate ai tempi di Massimo, il cane non era alla portata di tutti, il cane era appannaggio dei ricchi. Quindi vi invito proprio a cercarvi delle bibliografie dei cani, quelle un po' più vecchie, dove veramente si parla degli allevamenti in mano a persone nobili o persone molto facoltose. L'allevamento dei cani non era in mano a persone, diciamo, come noi, ecco, non ricchissime. Adesso aspetto che Rocco mi dica qualche cosa. Scriviamo alla regia, ragazzi. Giustamente Serena dice: un pezzo di storia della cinofilia. È vero, sì, perché pensate, una persona che lavora dal... Eccoci, buongiorno. Sapete bene la mia ignoranza in materia. No, stavamo dicendo che giustamente tu avevi previsto che l'agility diventasse uno sport democratico. E proprio per il discorso delle razze così è stato, effettivamente è stato uno sport aperto a tutti. Adesso sì, forse riferita all'utilità che dicevamo prima, per finire il concetto, sì. È che all'epoca
se avevi il cane buono che poteva andare avanti nelle, nei brevetti, non c'avevi il proprietario che era appassionato, o se c'avevi il proprietario appassionato non avevi il cane in grado di poter affrontare una tipologia di gara. Questo è stato il problema per tanti anni, neanche nell'utilità, mentre nell'agility c'era più possibilità di partecipazione. L'utilità credo che sia uno sport, se non dico per professionisti, ma siamo lì, perché le, insomma, è abbastanza complicato, ci vuole un cane, c'è una preparazione che dura tot tempo, non fai tutte le gare giustamente, le gare che si fanno in agility. Ecco, una cosa che mi ricordo dell'utilità e che secondo me andrebbe riportata un po' in agility è quella di far fare 200 gare l'anno al cane. Quello secondo me, nell'utilità c'era questa, ok, vado a fare la gara, dov'è che ho toppato, nel riporto, nella qualità del morso, nel revier, allora tu per un tot tempo andavi ad aggiustare quei problemini e poi ti ripresentavi in gara. Invece nell'agility non è così. Nell'agility si cerca la performance ogni domenica, ma tu devi dare anche delle informazioni al cane ogni tanto. Se fa degli sbagli ti devi mettere sotto a recuperare, a gestire quegli sbagli per eliminarli. Invece questo non si fa tanto. Che bella foto che avete messo. Sì. Che cos'è quella foto? Ti ricordi? Sì, quella è il mondiale del 96, dove credo che siamo arrivati secondi. C'è Jean-Petit Didier, responsabile della Agility internazionale, che ci premia. Vedo Chiara, Arnaldo Benini, Vittorio. Questa era la squadra, era il team dell'epoca, quella che arrivò seconda. Massimo, Vittorio, Chiara e Arnaldo. Vittorio era l'unico che aveva un Doberman, gli altri tre erano i tre primi border collie all'incirca che stavano in Italia, insomma, come erano tra i primi. All'epoca forse anche Paolo Esposito già aveva preso Art, che era un figlio di Shonik. Insomma, quello fu un ottimo risultato, anche perché noi eravamo un po' i soliti italiani. Io mi ricordo che all'inizio eravamo tra le nazioni più forti, ma poi le altre nazioni, con un supporto forse dei loro kennel club, sono riusciti proprio a sorpassarci, a farci proprio vum, sì, esatto. I tedeschi, primi, adesso i tedeschi ci stracciano i nazisti. Probabilmente le nazioni che si organizzano meglio, poi noi abbiamo questa inventiva che ci permette di recuperare, però effettivamente, come dicevi tu prima, rispetto alla preparazione del cane, l'organizzazione, la preparazione mirata, che non è andare allo sbaraglio in gara tutte le domeniche, effettivamente alla fine premia. Certo. Poi, come tu saprai, negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, ho fatto delle scelte particolari, nel senso che secondo me l'agility è uno sport e la sua giusta collocazione dovrebbe essere tra gli sport. E quindi, una volta che c'è stato il riconoscimento da parte di una federazione sportiva, la FIDASC, da quel momento in Italia funziona così: lo sport è rappresentato e riconosciuto da quella federazione, che è l'unica che ha quel compito, perché è una federazione. Si è bloccato Massimo. Guarda, io non voglio una... scrivi. Io ci sono, Rocco. Leggo, Mirko, ci sei. Io ci sono. E si è bloccato Massimo. Quindi adesso aspettiamo che si sblocchi. Purtroppo, ragazzi, lì la connessione è un problema di sti tempi. E adesso cerchiamo di recuperare e lo rilanciamo. Sì, sì, raga, non si sente. Fra un attimo lo rilanciamo, così grazie Paola, anch'io mi vedo, ci siamo. Fra un po' lo rilanciamo. Stiamo facendo un discorso interessante sull'agility come sport. E poi leggerò a Massimo l'intervento di Dogs Portal, che diceva:
leggo 1996 in riferimento alla foto di prima e penso a chi inventa un metodo in due giorni. Io penso anche a chi inventa un metodo che non ha cani, quindi questo poi sarà una domanda che maliziosamente porremo a Massimo, cosa ne pensa di queste cose. Scusate per la connessione, purtroppo non dipende da noi, dipende da Mark. Eccoci Massimo, stavi dicendo della FIDASC. Come, scusami? Stavi dicendo della FIDASC prima che cadesse la linea. Sì, poi nel 2000... per tanti, tanto tempo e per lui si blocca e si aspettavamo si blocca è l'argomento con... forse. Forse sì, forse c'è qualche sabotaggio, Massimo. C'è Va qualche bene. Federazione che, ci vuole, che ti vuole sabotare. Può adesso, essere. Ma, tu mi vedi e gli altri no, però. Sì, proviamo a cambiare argomento, poi torniamo sulla FIDA. Perché no, vediamo se effettivamente... Senti, in riferimento alla cosa che ti diceva prima... sento più Massimo, non si sente più Massimo, probabilmente. Allora, in riferimento alla foto di prima... Rocco scrive, leggo 1996 e penso a chi inventa metodi in due giorni. Si è ribloccato ragazzi, mi dispiace. Il termometro di vedere come... Sì, anche questo argomento è bloccante. È cresciuta, come è andata avanti? Si blocca. Mannaggia, stavamo entrando nel clou. Peccato. Adesso vediamo se la regia può fare qualche cosa. Il bello della diretta. È bloccato. Sì, qualcuno sta sabotando. Ah sì? C'è qualcuno? Sì, sì. Si è ribloccato di nuovo, Massimo. Mi spiace. Beh, diciamolo. No, dicevamo ecco sul discorso, vediamo se adesso si riprende, del discorso di chi inventa un metodo in due giorni. Io prima ho aggiunto anche di chi inventa un metodo senza avere cani. Vabbè, quello mi sembra un po' esagerato, sinceramente. È una grossa autostima. No, io penso appunto, come ti ho detto prima, che la Gigli ha fatto dei passi da gigante, è partita, ma pure nel calcio, 30 anni fa si giocava in una maniera, però 30 anni fa c'era pure Maradona. 50 anni fa c'era Pelé, voglio dire, il calcio è cresciuto come l'agility, essendo degli sport, poi si va, si cresce, si cercano le piccole cose da migliorare e poi cambiano anche le velocità, cambiano come nel calcio, no? La velocità dei calciatori di adesso non ha niente a che vedere con quella di 30 anni fa, però gli avversari erano quelli, insomma. Forse la differenziazione che bisognerebbe fare relativamente a questo sport è faccio una preparazione per divertirmi e faccio una preparazione per il mondiale. La preparazione per il mondiale non è da tutti. Ma questo è un problema, appunto qui scaturisce il problema sportivo, dove ci siano delle divisioni tra, non dico professionisti, non so se chiamarli così, però ci dovrà essere una divisione tra chi pratica questo sport a livello dilettante e per divertirsi con il proprio cane e creare quel mercato, è una brutta parola mercato, però quella base da dove attingere poi i campioni, come succede in tutti gli sport. I nostri enti, le nostre federazioni devono occuparsi di partire dai giovani, dai ragazzi, dalle scuole. Per chi ha seguito, ho visto prima Angela Napolitano che scriveva facciamo un altro evento a Crotone, perché quest'anno a Crotone c'è stata appunto una manifestazione organizzata dal CONI, dalla Kinder Ferrero, per tutti i giorni, c'erano 4.000 ragazzi che si sono trovati insieme per tutte le discipline sportive. E quello addirittura quando i bambini hanno chiesto qual è la cosa di tutti questi sport che ti ha colpito di più, qual è stato quello che ti è rimasto più impresso, tutti i bambini hanno detto l'agility, perché facendo uno sport con un animale così
appariscente, così coinvolgente, dove ti ci identifichi immediatamente e finalmente qualcuno che fa qualcosa di divertente, di veramente divertente con il proprio cane. Questa è l'arma dell'agility e secondo me dovremmo cercare piano piano di dividere in più categorie, dare, è inutile che io faccio incontrare la domenica il fenomeno del momento o quello che lo fa per professione con la casalinga che lo fa per passione, per divertimento, ci deve essere secondo me, e questo soltanto un ente sportivo può dividere e fare crescere lo sport, questo tipo di sport il più possibile. E poi tutti i cinofili dovrebbero capire che l'unica strada è quella di unirsi, perché soltanto se si unisce, se ci si unisce si diventa più forti e si può come dire entrare all'interno degli enti, delle federazioni che hanno un ruolo istituzionale, e si continua a mettere, invece di mettere in piedi realtà che non so come posso dire, che non hanno un riconoscimento ufficiale. In questa maniera rimarremo sempre divisi, non avendo possibilità e né la forza per crescere, insomma. Io credo che Libia va fatto da parte di tutti gli sportivi cinofili un passo nell'unione delle forze e capire e scegliere la strada che poi ci porterà a un futuro cinofilo adeguato a questo nome. Anche perché effettivamente io mi ricordo, avendo vissuto l'agility all'inizio degli anni 2000, dove c'erano per esempio due circuiti, no? C'era il master e le gare ufficiali e nient'altro. Siamo arrivati a questo punto dove ormai di federazioni, di circuiti, di gare ce n'è tantissimi, questa disunione non ci porta effettivamente a nulla, questa disorganizzazione non ci può portare a nulla. No, no, poi bisogna vedere anche le federazioni e gli enti che sono all'interno e sono riconosciuti ufficialmente, perché poi si fa presto, insomma, a inventarsi cose, però questa disunione, non mi fa entrare nel particolare, questa disunione di forze non aiuta sicuramente l'agility, e qui secondo me andrebbe fatto un passo importante un po' da parte di tutti, come poi è stato dimostrato. Noi adesso non è perché voglio sottolineare, però noi abbiamo fatto un campionato veramente democratico come XEN negli ultimi 10 anni, siamo arrivati ad avere gli stessi numeri di altri enti importanti che da 30-40 anni lavorano su questo settore, e c'è un campionato del mondo che, se tu vai a chiedere a qualsiasi appassionato di agility a quale campionato del mondo gli farebbe piacere partecipare da un punto di vista agilitistico, tutti ti diranno World Agility Open, il WOW, perché lì c'è la completezza di essere un agilitista, c'è un biathlon, c'è un pentathlon, ci sono i giochi, c'è una finale a squadre su 4 elementi, non bensì una squadra standard, una squadra media, una squadra, no, ogni squadra è composta da 4 elementi che sono le 4 altezze dell'agility, e questo dà un affiatamento anche tra gli agilitisti che comunque lavorano in differenti classi o categorie, no? Li unisce ancora di più. Noi siamo riusciti ad avere, a ottenere questa cosa, chiaramente è un campionato del mondo che ha 43-44 nazioni, quindi importante. Noi sono diventati gli stessi dell'FCI, sono presenti al WOW, proprio perché? Perché c'è una voglia di andare a cimentarsi in uno sport creato e in una manifestazione creata proprio per l'agilitista, perché si vede che sono stati i primi di quelli del WOW a togliere il tubo morbido, a mettere la gomma sicura, ad abbassare tutte le misure e soprattutto a fare 4 misure. Quindi queste novità ha fatto sì che gli agilitisti si accorgessero di queste innovazioni che da un punto di vista di chi pratica lo sport sono state eccezionali, insomma, mentre dall'altra parte vediamo che c'è un, non voglio usare la parola lassismo, ma non ce la fanno a stare sul pezzo ogni volta, sono
È un pachiderma che si muove l'FC e quindi di conseguenza anche loro che è nel club. Poi qualcuno ha un po' più di sprint e riesce ad andare avanti, altri sono un po' più, diciamo così, non gli interessa molto, non gli interessa molto i nostri sport, pensano più ad altre cose, quindi di conseguenza lo sport rimane fermo lì, un po' inchiodato, mentre gli altri vanno avanti, come succede con le altre nazioni. Sì, purtroppo per chi fa un discorso di numeri, l'agility non muove certi numeri, quindi l'interesse magari di smuovere le cose lì è minore. Il discorso lì, lavorare sui giovani, sui ragazzi, quante persone tu, quante famiglie, quanti Mirko, persone conosci, un bambino vorrebbe, una famiglia vorrebbe il cane, quante? E bisogna dare le possibilità. Se adesso il costo di un'educazione è di un certo tipo, se c'ho un cliente sarà di un certo tipo, se avrò un socio, se ce n'ho 20 sarà di un altro tipo, e noi dobbiamo lavorare su quello, dobbiamo lavorare sulle scuole, portare i cani nei nostri centri di addestramento, perché poi stiamo litigando. E qui vorrei dirti una cosa, a me dà molto fastidio, io non sono uno che usa molto i social perché sono di una vecchia generazione, ahimè, però mia figlia che mi aiuta e vede, fa, però ogni tanto leggo, vedo delle cose che mi danno veramente fastidio, vedere istruttori o educatori anche da pochi anni avventarsi in sproloqui, accuse sui social perché quello ha sbagliato, ha detto, ha fatto quello. Ragazzi, chi è che non ha mai sbagliato con i cani? Esatto. Chi non ha mai sbagliato con i cani? Me ne portatemene uno. Tutti hanno sbagliato con i cani, tutti hanno sbagliato i cani del cliente o del socio o chi via. Non credo che ci sia qualcuno che non ha mai sbagliato. Allora, se vogliamo fargli la crocefissione perché ha sbagliato, può essere anche che si pone male questo personaggio. Lì vi posso dare un po' più di ragione, però ci siamo passati tutti. Tutti sappiamo, perlomeno, quelli che sono arrivati a un certo livello, che hanno concluso qualcosa con i propri cani, che se non usi le strade giuste non arrivi. Esatto. Non arrivi, è impossibile. Quindi lasciateli sbattere la testa al muro da soli, capiranno. Però non state lì col fucile puntato. Una volta che uno dice o sbaglia una cosa, aiutateli. Stiamo parlando dell'1% dei cani che vivono in Italia vanno nelle scuole d'addestramento. L'1%. Che cosa stiamo lavorando? Neanche le briciole. Quindi cerchiamo di fare sì che i cani arrivino all'interno dei centri, cerchiamo di aiutare queste nuove leve. È inutile crocifiggerli subito, diamogli un aiuto. Io non mi permetto, io posso prendere in giro in maniera simpatica un proprietario, mettere in evidenza i suoi sbagli, ironizzando sopra, in maniera di arrivare a farglieli capire prima. Un istruttore bisogna dargli gli strumenti, le possibilità, ma guarda, fai così, fai colà, guardalo sotto. Le variabili sono infinite. Chi è che si sente arrivato in questo mestiere non ha capito nulla e non arriverà mai a nulla. Esatto. Questo lo dice un vecchietto, però è così. Se non mettete in testa che le variabili sono infinite, cane, età, razze, proprietario, vita che fa, miliardi, e non potete pensare che una metodologia funzioni per tutto. Bisogna imparare sui singoli, su tanti. Più ne fai e più hai armi per potenziare il tuo bagaglio e affrontare qualsiasi situazione. Magari un giovane istruttore non ha fatto 2-3 cani, 10 cani, 100 cani, quindi non ha una capacità ancora da individuare con un'occhiata la tipologia di cane e di proprietario che ha davanti, perché quello sono fondamentali, quelle due cose. Bene, sì, la mia carissima amica. Ti volevo anche chiedere, poi torniamo poi sul metodo, dal vivo com'è? Ti devo raccontare un po' di aneddoti. Io mi ricordo, guarda, ti racconto una cosa che farà ridere, anche un po' così maschilista, ma è stata spontanea. Lei è un caratterino un po' particolare, diciamo che è una che non se ne manda a dire. Quando arrivava in camerino, dopo un po' sentivi
sbattere il phon tirato addosso al parrucchiere piuttosto che al truccatore, arriva sempre un po' in ritardo. Io mi ricordo una volta che dovevo arrivare alle 9 di sera perché c'aveva da fare un qualcosa prima per girare uno spot, e arrivò credo intorno alle 11 e mezza, dovevo arrivare alle 11 e mezza, tutta una truppa, immagine 100 persone che stanno aspettare per girare, entra dentro il camerino, un casino, si sbattono, esce lei, tu sai che noi per attirare l'attenzione, anche questa è un'altra cosa che ti dovrei dire, quando lavoriamo sul set è una cosa completamente differente dal lavorare col cane insieme al proprietario, è proprio completamente un'altra cosa, perché se poi ti spiego in due parole le differenze notevoli, e quindi usiamo dei biscottini per arrivare l'attenzione del cane sull'attore e così via, per avere quegli sguardi che molte volte sembrano chissà e invece sono creati artificialmente. Quindi mentre andiamo, io l'aiuto regista donna e Naomi verso il set nel silenzio più totale, perché l'agenzia e la troupe tutti incavolati neri, perché chiaramente sarebbe andata a finire alla mattina, quindi. E allora in questo silenzio totale l'aiuto regista mi dice: Massimo, gliel'hai dato il biscotto a Naomi? Silenzio totale, io non so, sono romano, la battuta ce l'ho, anche magari non carina. E io così del tutto spontaneo, magari. A quel punto si è scatenato l'ilarità completa di 100 persone, compresa Naomi che faceva, non aveva capito, ha abbozzato un sorriso perché era talmente spontanea e ingenua, non c'era malizia, era un po' per sdrammatizzare quella situazione. Beh, ci sono state 10 minuti di risate e si è cominciato a lavorare con una velocità, una sveltezza, una, come posso dire, un atteggiamento diverso da quello che c'era pochi minuti prima di tensione. E lei, devo dire che, ecco, le foto che si è fatta sul set se le è fatte solo con me, non se le pure fare con l'agenzia né con il regista né con nessuno, se le è fatte con me e con Ettore perché gli stava tanto simpatico, e qui sta andando dietro. La battuta ha pagato, insomma. Sì, la battuta ha pagato, e devo dire che tutte le volte che ci siamo rivisti è sempre stata carina e gentile. Poi, per chi mi conosce personalmente, è una donna che mi ha stupito più che per la sua bellezza. Inutile girarci intorno. Chiusa parentesi, e stavamo in Sardegna a girare uno spot e mi accorsi per la prima volta che aveva un vizio come ce l'ho io, quello di portarsi il peperoncino appresso. Cioè, io sono un amante del peperoncino, dovunque vado a mangiare c'ho il mio astuccetto con i vari tipi di peperoncino. All'epoca c'avevo una bottiglietta di olio di peperoncino e ce l'aveva anche lei nella borsetta, ci siamo messi a ridere due ragazzini proprio, ero felice di questa cosa perché credevo che soltanto io ero un pazzo che si portava appresso il peperoncino, invece una Naomi Campbell andava col peperoncino nella borsetta. Invece no, in questa foto invece mi sembra di riconoscere Gianni Morandi. Sì, tanto quello è un eterno ragazzo, per cui come lo vedi lo vedi sempre. Quello è una uguale. Ficzione, mi sembra, in Trentino stavamo girando, e era una fiction sua con Gianni Morandi, e quella è una delle prime fiction che fece Shonik, mi sembra, forse addirittura prima del Maresciallo Rocca, non mi vorrei sbagliare. Poi te lo racconto io un aneddoto su Gianni Morandi. Gianni Morandi all'età di mio zio hanno fatto il CARI insieme al militare. E dato che era già famoso all'epoca, mio zio mi ha raccontato che la prima sera del CAR gli hanno, se si può dire la parola, gli hanno cagato negli anfibi. Ah beh, perché questi scherzi un po' Senti, prima ci stavi dicendo il discorso del lavorare sul set dove si lavora effettivamente senza proprietario è diverso, anche perché a volte i registi chiedono quelle cose che tu stavi dicendo, lo sguardo languido, lo sguardo attento, lo sguardo impaurito. E quindi dovresti averci una preparazione di espressioni, un modo per ottenere determinate espressioni. Beh, questo è un super attore, ragazzi. E determinate espressioni poi con il tempo e con la conoscenza dei cani, dei vari aspetti, di come ottenere quelle piccole facce, ma non ottenerle così, ottenerle quando si impressiona la pellicola, quando si sta girando, perché se lo fai fare in altri momenti non ha significato, non serve.
serve nel momento in cui si impressiona la pellicola, e quella è la capacità e la differenza che c'è tra i vari professionisti di questo settore, perché tu puoi essere bravissimo, ma se non lo fai in quel preciso istante non serve a niente. E quindi il tempismo è tutto, anche lì come un po' negli sport, no? nella costruzione di un cane. E ecco, se noi pensiamo che tutti i nostri sport li creiamo facendo sì che il cane ci guardi, abbia quello sguardo intenso con noi, è qui il contrario. Quel cane, esatto, non deve guardare me, deve guardare l'attore, quindi devi dare tutte delle possibilità, delle indicazioni al cane per far capire. Il cane deve avere una fiducia nell'umano incredibile, qualsiasi umano deve essere per lui una fonte di gioco, di divertimento, non so come posso dirti, comunque di fiducia, mentre il cane in uno sport deve guardare te, lì deve guardare l'attore, e quindi la preparazione di questi cani è completamente differente dalla preparazione di un cane che fa degli sport. E poi ci sono anche tutta una serie di richieste. Guarda, a me è capitato di fare una pubblicità indirettamente grazie a te, perché tu, era una pubblicità per il panettone Bauli, tu non potevi farla, l'hai appaltata a un signore di qui, a Massimo, e Massimo mi aveva chiamato col cane, Massimo Pregnolato all'epoca. Come no? Quindi, io avevo fatto una pubblicità col cane, e io facevo l'educatore da poco. La difficoltà, per esempio, quelle che tu dicevi erano il fatto che il regista chiedeva: adesso il cane deve entrare, deve avere la faccia stupita, poi si deve mettere a guardare l'albero con la faccia interessata, deve stare vicino all'attrice, ma l'attrice aveva paura del cane, quindi non lo voleva toccare. Capita spesso. Per cui magari non tutti pensano che io, in riferimento alle mie piccole esperienze, quello spot di 30 secondi ha avuto 3 giorni di 12 ore di lavoro, perché in quei 30 secondi io immagino la difficoltà di fare un film col cane. È vero, anche se nella pubblicità si è un po' più precisi, si cerca la perfezione, perché il film è di 30 secondi, in quei 30 secondi devi esprimere tutto. E può succedere, tu hai detto una cosa giusta, l'attrice può avere paura. Pensa quando c'è un bambino che ha paura, che deve esprimere gioia, divertimento, complicità con il cane, e vedi il bambino terrorizzato, il regista va a dire via il bambino. Perché? Perché l'agenzia non è stata brava a scegliere un bambino mettendo vicino un cane, perché quando fai casting magari dici: ah, ma tu lo conosci il cane? Ah sì sì, mio zio ha il cane. Il mio vicino è il cane, poi gli metti un cane vicino e c'è il terrore. E se quando uno spot di 30 secondi, in quei 2-3 secondi che devono essere di apertura, di complicità tra bambino e cane, sono di terrore, hai fatto. Io mi ricordo un film, c'era un castello con 40 cani, dove mi trovai in una situazione particolare, perché Franco Cristaldi cambiò il bambino attore da un giorno all'altro e mise Totò Cascio, che era il bambino di Nuovo Cinema Paradiso, che stava per vincere l'Oscar, ha detto: no, l'attore deve essere, cambiamo bambino, l'attore deve essere questo, perché mi sta vincendo l'Oscar, quindi. E questo bambino aveva il terrore dei cani, riuscì a farglielo passare, siccome era un appassionato di calcio, e con un paio di cani, un labrador e un meticcio, io giocavo sempre a calcio facendo finta, sai, quando innamorò di questa cosa, allora cominciò a superare la paura giocando a calcio. Mi ricordo che Duccio Tessari mi disse: Massimo, hai fatto un miracolo, non crede ai miei occhi. E pensando che i primi giorni al bambino veniva promesso di tutto: ah, se vai da qui a lì ti do la macchinetta così, se vai da qui a là ti do tutti i colori, e non se, il film avremmo finito nel, non lo so, nel 3000. Ecco, questo è un grande personaggio, diciamo. Diciamo. Tifoso romanista, ecco. come io mi ricordo una cosa. Vabbè, adesso qui si andava sul personale. Mi ricordo che quando mi separai dalla mamma di Rocco, di mio figlio, che andò a vivere a Milano, feci di tutto perché mio figlio non mi tornasse. Cioè, 5-6 anni era facile che mi tornasse interista o milanista. Non mi vogliono milanisti e interisti, ma un romano per me non può tifare Inter o Milan. E quindi mi inventai di tutto, arrivai ai vertici della Roma e chiesi all'ultima partita
che si giocava all'Olimpico, mi sembra che era Roma Parma, che se mio figlio poteva entrare con Francesco, beh, se gli avessi fatto un tatuaggio non era così efficace. Io praticamente lui dalla Finlandia dove sta segue quotidianamente la Roma, non in Quindi, questo caso. tuttora il piano ha funzionato. Perfetto. Ecco, questa foto forse non lo dovevate mettere, che questa foto non esiste, è una foto mia personale che Mike Buongiorno e Rosario perché hanno una calzamaglia perché poi sopra in post produzione venivano messe delle altre cose. Fa tanto ridere Mike e Rosario in calzamaglia, devo Hai dire. impaurito Rocco che l'ha tolta, eh. Non No, dovrebbe esserci, boom. è mia, non ti preoccupare, non ti preoccupare, Rocco, le foto mie sono mie, non mi può dire niente nessuno. E Comunque, questa è la storia. abbiamo un po' divagato nella cinefilia più che nella cinofilia. Esatto, così abbiamo spaziato dall'ambito cinofilo all'ambito del cinema. Senti, prima di salutarci, sei stato gentilissimo a dedicarci questo tempo. Che messaggio possiamo dare a chi si affaccia adesso alla cinofilia? Chi vuole diventare istruttore, educatore, futuro addestratore per il cinema? Tu che hai più di tutti esperienze in questo settore, che cosa gli vogliamo dire? Guarda, lavorare con umiltà. Io penso che chi si sente già arrivato, che possa criticare, la critica deve essere sempre costruttiva. Non ci deve essere, noi siamo persone che facciamo lo stesso lavoro. Se uno ha avuto l'intuito, o ha avuto l'occasione, ha avuto il cane che gli ha suggerito una cosa, la deve mettere a disposizione di tutti. E tanto più, secondo me, va messa anche in maniera gratuita, perché noi stiamo dividendo il mercato. Una stupidaggine, c'è cioè l'1% dei cani che vanno nei canili e anche la cultura cinofila non può crescere così. Io, nel mio piccolo, posso dirlo, un po' con me stesso me ne vanto anche perché ho fatto delle scelte. Io, bene o male, sono tantissimi anni che vado in televisione perché quello è il mezzo, ahimè, per diffondere e divulgare determinate cose. Io mi ricordo che ogni trasmissione che mi invita o mi invitava all'epoca per parlare di un film, per parlare del cane protagonista, io portavo l'agility. Mi piombavo dentro lo studio con questi 5-6 ostacoli per far vedere che esisteva questo mondo. Adesso mi prenderei le critiche di tutti gli agilitisti perché avevo Ecco, pavimento fatto scivoloso. sulla moquette piuttosto che sulla sabbia o sull'erba o il cane insomma io mi ricordo che trasmissioni come Cervelloni trasmissioni di Pippo Baudo dovunque andavo portavo l'agility credo che i più vecchi se lo debbano ricordare anche tuttora cerco di diffondere e divulgare non soltanto agility cerco di fare cultura cinofila in quello che mi è possibile. Tutte queste cose poi la gente dovrebbe sapere che sono gratuite. Cioè io faccio il responsabile nazionale XEN non percependo una lira e il presidente Proietti lo sa benissimo perché a suo tempo gli dissi io mi prendo quest'onere, non voglio nulla personalmente, ma tu non mi devi dire mai di no, che è un po' un'arma insomma importante. E lui mi disse: guarda, io mi fido di te. Mi disse chiaramente queste parole: mi sembri uno sveglio, uno che è capace. Proviamoci. A me mi interessa molto. E guarda dove siamo arrivati. Ha funzionato, direi, no? Devo dire che il presidente Francesco Proietti dello XEN è un uomo lungimirante, ha saputo cogliere i momenti in cui nessuno. Pochi enti o poche federazioni davano importanza agli sport cinofili, ha invece costruito, insieme a me, insieme a Francesco Brescia, altra persona importante all'interno dello XEN e della federazione, insieme a me abbiamo buttato le basi per creare una cinofilia sportiva a tutti gli effetti. Tra l'altro, ho nominato Francesco Brescia, fra un po' di giorni lo comunicherà lui sul suo coso. Faremo un interessante colloquio tra me e lui, un po' così per rappresentare e capire dove può andare la cinofilia e quali sono un po' i nostri progetti. Visto in questo momento in cui siamo fermi, Sì. far capire e spiegare un po' dove vogliamo andare, anche perché poi ci sono i campionati interrotti, cercare di dare un po' di informazioni e anche, perché no, ricevere qualche consiglio dagli agilitisti.
Senti, a proposito del fatto che siamo fermi, Rocco ci chiedeva, le ASD, come siamo messi con la crisi dal coronavirus e quindi ci adeguiamo a quello che tu stavi dicendo? Allora, tutte quelle ASD che sono associate con un ente riconosciuto dal CONI o da una federazione riconosciuta dal CONI e quindi di conseguenza obbligatoriamente quando sei riconosciuto da un ente del CONI, automaticamente e gratuitamente hai l'iscrizione al registro CONI. Se non sei registrato al CONI, non puoi chiedere nessun sussidio. Quindi la prima cosa è quella, essere a posto con l'affiliazione dell'ASD in un ente serio e che ha registro CONI, ha messo tutte le sue ASD, possono richiedere, avendo anche chiaramente i tesserini convalidati e così via, il sussidio. Lo XEN si sta muovendo come la Fidasca in questa direzione, costantemente diamo informazioni anche. Pochi giorni fa Francesco con Fisco Xen ha dato appunto ulteriori informazioni agli agilitisti, ai tecnici sportivi di come recuperare quei pochi soldi che sono, ma pur sempre soldi che ci possono permettere o aiutare nella recuperare qualche soldino. E quindi questo è Noi stiamo lavorando per questo. la raccomandazione che facciamo tutti. Non Adesso tutti ci dicono che sarebbero per ore a sentirti parlare, però noi non vogliamo trattenerti ulteriormente. Quindi ti Oh, saluto ringraziamo. tutti, vedo che un sacco di gente che mi manda i saluti, ragazzi, no, se riparlo non riesco a guardare i messaggi. Comunque, grazie a tutti, spero che sia servita questa chiacchierata, si può anche continuare, perché quello che credo che manca un po' nella cinofilia, ma in questo paese, un po' in tutti i settori, è la memoria. Bisognerebbe anche che le persone un po' più. Non voglio usare questa parola, anziane, ma quelle con maggiore esperienza si ricordino da dove siamo partiti, la strada che abbiamo fatto e tutti questi fenomeni, consentitemi la battuta, da tastiera o così via, non sarebbero lì a fare queste cose o questi sport se non ci fosse stata della gente prima che avesse aperto la strada. Ricordatelo sempre perché come in tutte le cose c'è sempre qualcuno ed è stupido e inopportuno ricordarsi da dove si è partiti, perché quello ci riporta sempre un po' coi piedi per terra e ci fa valutare le cose anche in futuro in un'altra maniera. Nella cinofilia la memoria è molto corta, devo dire, per cui secondo me tornare un po' indietro, cercare di capire da come si è partiti, specialmente anche in agility, da due misure, le lotte che sono state fatte, enti che avevano vietato l'accesso dei meticci nelle varie competizioni, tutte queste cose qui ce le scordiamo, le varie altezze che abbiamo faticato, tutte queste cose qui sono un po' scordate, sono date per scontate come se fossero avvenute con una tranquillità e non è così, non è Sono così. state delle conquiste. Delle conquiste, delle Perché? lotte e anche dei. Ma ti posso dire una cosa, io per 5 anni sono stato in nazionale agility e non me se ne voglia, io non ho mai percepito un rimborso e io purtroppo, ahimè, avevo nel mio club, la nazionale all'epoca erano formate da 10 persone, 4 della nazionale erano dell'Indiana Kiowa, c'ero io, Vittorio Papavero, Francesca Balducci, Diego Del Soldato. E io avevo insomma quattro cani miei. Io mi ricordo che al quinto o il sesto anno che dovevamo fare il mondiale, credo nel 95, quindi dal 90, erano 4 anni che facevamo i mondiali. Nel 95 il mondiale a Torino non ci riconobbero neanche il viaggio e l'albergo. Allora io gli dissi molto espressamente: guardate, noi veniamo a vedere il mondiale, ma non partecipiamo perché essere trattati così dopo 4 anni. Che per quattro persone non sono stati trovati 200.000 lire, 300.000 lire, quello che era all'epoca, per la benzina, per arrivare, cioè, all'epoca non c'era tutta questa, insomma, per noi era faticoso. In più io ho quattro persone, tre persone con me, quindi capite bene che
affrontare le spese di tutta questa gente non era poco come scuola. E quindi quell'anno non ci siamo andati, ci siamo ritirati dalla mondiale. Era il mondiale a Torino e mi ricordo che coi soldi furono pagati sbandieratori per fare delle cose che alla cirurgia non ne fregava niente. E noi andammo in macchina nel miglior albergo di Torino, io, Francesca Balducci, Vittorio e tutti quanti gli atleti delle altre nazioni che ci conoscevano, perché comunque all'epoca l'Italia era un paese non riconosciuto, ma comunque si prestava attenzione a quello che faceva, e tutti che ci dicevano: ma come mai non gareggiate, come mai non gareggiate? E per loro era impensabile una cosa del genere, impensabile che non venivi supportato dal tuo ente per andare a fare un mondiale. Io spendo soldi tutte le settimane, io, ma pensa al privato che si paga la scuola d'addestramento, si paga tutte le gare, fa le cose più belle e più importanti per il proprio cane, quando c'è da riconoscergli tutte queste fatiche, questi sacrifici, devi pagare da subito. È un premio che vieni, ma di che? Io sto facendo uno sport, mi sacrifico, mi alzo la mattina presto o la sera tardi col freddo, vado ad allenare il cane, ma io in qualche maniera la soddisfazione, il riconoscimento, un minimo di merito ce l'ho. E deve essere. Certo. Tu sei l'ente predisposto a questo, tu me lo devi dare. Se non me lo dai c'è qualche cortocircuito in questa cosa, non funziona. Sì. Questo anche per far capire le mie scelte che ci sono state, insomma. Sì, in quel momento lì voi avete avuto gli attributi da dire no, ci fermiamo perché questa cosa non va bene, quindi questo è... Ma solo se a un certo punto metti degli out, riesci a ottenere qualcosa. Nella Giri vedo che dall'epoca, io mi ricordo che quei quattro posti della squadra dove ritirai i quattro componenti, lo dico con rammarico, ci si sono affrontati in tutti dell'epoca, tutti dicevano, allora lo posso fare io, se non c'è loro siamo io. Quindi non è stata una scelta, non si è coesi nella gira, ognuno guarda il suo orticello, ma se fai così non arrivi da nessuna parte, non arriverai da nessuna parte, ve lo dice, ahimè, gente un po' più di esperienza, diciamo anziana, che già c'è passata. Quindi a un certo punto devi mettere degli out e dire vabbè, così non si può fare, è inutile, stiamo perdendo tempo, risorse, energie, facendo sacrifici noi per non ottenere nulla, cambiamo strada. Bisogna bloccarsi un attimo per cercare di... Con tutti i meriti che vanno riconosciuti agli altri enti, di aver fatto tantissime cose, però poi a un certo punto bisogna stare sul pezzo. Se gli altri vanno a 200 all'ora, tu non puoi andare a 30 all'ora. No. Devi adeguare. Sì. Comunque, questo è verissimo, come era vero la parte che stavi dicendo sul riconoscere quello che c'è stato prima. Dovrebbe essere obbligatoria in tutti i corsi di educazione per addestratori una parte sulla storia dell'agility, per far vedere quello che è successo da quando è nata fino adesso, perché conoscendo la storia poi è utilissimo ed è importantissimo. Io posso farti una critica, Mirko? Certo. Secondo me non dovrebbe essere un obbligo da parte delle scuole, dovrebbe essere un interesse da parte di chi pratica, andarsi a vedere come sono cresciute e sviluppate le cose nella storia, insomma, andarsi a vedere come si conduceva, tante piccole cose che sembrano stupide o banali, ma se non si passava per quelle, qua non ci saremmo mai arrivati. No, ma già prima il discorso, io la prima gara che ho fatto di agility, per esempio, i meticci avevano una classifica a parte rispetto ai cani di razza, cioè c'era proprio il ghetto, i cani di razza avevano una classifica, il meticcio gareggiava alla fine e aveva una classifica. Ma ti sembra una cosa normale? Che era un po' svalutante. È come se in una gara atletica metti i negri hanno una classifica, i bianchi ne hanno un'altra, i cinesi ne hanno un'altra, i gialli, scusate, e così via. Non si può fare, non si può fare. Esatto. È una cosa... appunto, per altezze può andare bene, ma non certo per razza. Io mi ricordo che quando ci provarono, dico la verità, a dire, beh, nelle esposizioni che faremo, le gare di agility parteciperanno soltanto di razza. Io mi ricordo che gli risposi, vabbè, fatevele le gare di agility, fatevele da soli allora.
ci fu lì un momento in cui ci fu una coesione tra gli agilitisti. C'erano tre scuole all'epoca, parliamoci chiaro: c'era Torino, Roma e Verona. Torino col Garu, Massimo Perla e l'Indiana Caio a Roma, e a Verona c'era Arnaldo, poi seguito da Paolo Esposito, mi sembra. E quelli, quella là erano quelle, Roma, Torino, Roma, Verona. E ci guardavamo in faccia e non poteva essere. Vabbè, noi che ce frega, le gare le facciamo fuori. E siccome per quegli enti c'era talmente la novità dell'agility che nelle esposizioni non ci andava più nessuno, comunque i suoi addetti come adesso, e mettere dentro una attrazione, chiamiamola così, sportiva come l'agility. Io mi ricordo che andavamo, c'avevamo alla vecchia fiera, c'erano due piani completamente pieni di gente. Sì. Io finii un giro con Guzzi, mi ricordo la mia small, un signore mi ha inseguito per tutta la fiera, ci guardi, mio figlio vuole questo cane, mi dica la cifra, gliela scrivo sull'assegno, ma è pazzo, il cane mio lo vendono, è mio, quindi non esiste. Però per farti capire l'entusiasmo che c'era nella gente che osservava, era una novità chiaramente, ma quindi le esposizioni avevano un interesse nell'avere l'agility. Perché? Perché faceva comunque, chiamava la gente, la intratteneva. Dopo un po' che vedi un cane in bellezza, se non sei un professionista, che cos'è quella? Acqua che bolle, non so perché. Ah, perché Rocco ci dice che forse sua moglie ha messo sull'acqua della pasta. Ah, vabbè, io non ho perso l'orario, effettivamente. Bene. Però ricordiamo che lo scopo, per esempio, visto che abbiamo parlato da agility, è nato proprio come intrattenimento. Nasce proprio per intrattenere le persone. Warcraft, il famoso Peter Lewis, che noi chiamammo, quello che si è inventato l'agility, chiamammo il Bianco Spina a fare lezioni, io me lo ricordo. Facevamo uno o due corsi con Peter Lewis. Ed era colui che si era inventato l'agility nei momenti delle gare di bellezza del craft, per intrattenere un po' la gente. Questa cosa prese talmente piede che poi è diventato quello che è diventato. Anche abbiamo salvato quelli che guardavano le esposizioni, che si facevano due palle così, diciamolo. Certo. Senti, certo. Adesso che ci salutiamo, rimani un attimo in linea, Rocco staccherà, se puoi rimanere un attimo in linea. Intanto io in diretta ti ringrazio tantissimo, è stata una diretta seguitissima, tutti ti ringraziano per l'esperienza. Io ringrazio tutto il mondo cinofilo, perché mi dà questa possibilità, è il mio mondo, è la mia passione, creata, costruita e cresciuta in tanti anni di sacrificio. E a noi ci ha fatto piacere che tu abbia condiviso con noi queste esperienze. Ringraziamo le persone che ci hanno seguito, le invito a mettere mi piace alla pagina e condividere l'intervista se vi è piaciuta. Facciamo a tutti gli auguri di buona Pasqua con gli spettatori di DogSport, ci vediamo per la diretta di questa sera. Ciao a tutti e buon appetito. Tanti auguri, buona Pasqua a tutti ragazzi, auguri cinofili.